sito in realtà per mappare, se partiamo da Otto Osma troviamo tutta la documentazione relativa all'umanità di OpenStreetMap. Tasks.otto.org e dove si va a mappare. Qui abbiamo tutti i progetti attualmente in corso in tutto il mondo, abbiamo 137 pagine di progetti, quelli sono già finiti perché per ogni progetto il nome, una breve descrizione, chi l'ha organizzato, poi c'è un concetto di livello, beginner, intermediate o advanced, a seconda della difficoltà di mappatura. C'è da dire che le mappature in otto sono molto più facili di quelle che facciamo dalle nostre parti, cioè una rotatoria, gli svincoli dell'autostrada, relazioni, non li troviamo praticamente mai nei progetti di otto. La mappatura è molto semplice, i tag da mettere sono solo un paio. Quello che non è semplice è interpretare le immagini satellitari. A seconda dei progetti ti dicono usa Bing oppure usa quello specifico servizio. Quando hanno fatto il rilevamento con i droni si hanno delle foto stupende, delle immagini stupende. Da Bing conoscete tutti la qualità di Bing e quindi capire se c'è un torrente, se c'è un ruscello, se c'è una capanna, diciamo la difficoltà di mappatura in NOT è principalmente quella di interpretare le immagini satellitari. In questa difficoltà di interpretazione, conferma Ferruccio, dire uno a caso, conta non poco il fatto che andiamo in zone molto lontane dal nostro habitat e quindi interpretare deserti, savane, il nostro occhio non è abituato e quindi decidere se è un sentiero o un ruscello, a volte la difficoltà consiste in quello. Qui ovviamente c'è un risvolto etico-sociale, non è solo quello di dare una mano a dei volontari che sta facendo delle opere importanti. Nel caso di Marta, che appunto c'è il racconto di lei fra breve, sono in camera con una famiglia italiana per trovare l'acqua, per fare pozzi e fare reti idriche in una zona molto abitata. Gracias.
Cosa che non hanno neanche i comuni.
e invece di